Bentornati su Science Talks. In questo video iniziamo a parlare della cellula e vediamo le caratteristiche della membrana cellulare. La scoperta della cellula si deve a Robert Hooke nel lontano 1600. Lo scienziato osservò dei tessuti di sughero con un microscopio rudimentale e notò tante piccole forme geometriche, tante unità. Fu il primo ad intuire che quelle piccole forme avessero un ruolo fondamentale, fossero cioè delle cellule. Una cellula è piccolissima, le sue dimensioni vanno in media da 1 a 100 micrometri. Per questo motivo, per osservare le cellule, utilizziamo il microscopio ottico che ha un potere di risoluzione 1000 volte maggiore rispetto al nostro occhio. Ma perché le cellule sono così piccole? Le cellule sono piccole perché in questo modo funzionano meglio. La superficie o area della cellula stabilisce la quantità di sostanze che possono essere scambiate con l'esterno. Pensate alle sostanze nutritive o alle sostanze di rifiuto. Il volume invece determina l'attività della cellula, cioè quante reazioni chimiche la cellula può compiere. Per avere una massima funzionalità, il rapporto superficie-volume deve essere grande. E come possiamo vedere nelle immagini a destra, questo rapporto è grande solo se la cellula è piccola. Se per approssimazione consideriamo un cubo, possiamo facilmente comprendere che soltanto con un lato piccolo sarà possibile ottenere un rapporto superficie-volume elevato. Altrimenti, con l'aumentare delle dimensioni, il volume cresce troppo rispetto alla superficie e quindi il rapporto superficie-volume si abbassa. Quindi nella nostra membrana cellulare abbiamo il doppio strato di fosfolipidi con le teste idrofile che si dispongono verso l'esterno e verso l'interno della cellula e invece le code idrofobiche che sono rivolte verso l'interno. Nella membrana abbiamo inoltre le proteine di cui parleremo meglio tra pochissimo e inoltre un'altra componente fondamentale, il colesterolo. Questa biomolecola, che come già sappiamo è un lipide, regola la fluidità della membrana. Nella membrana abbiamo inoltre anche dei carboidrati che sono presenti come glicoproteine e glicolipidi, di cui parleremo meglio tra pochissimo. Abbiamo detto che la membrana è fluida, ma questa fluidità dipende da tanti fattori. Nei fosfolipidi possono essere presenti infatti diversi tipi di acidi grassi, più o meno lunghi, saturi o insaturi. La membrana risulta essere molto fluida se gli acidi grassi sono corti, quindi con pochi atomi di carbonio, se sono insaturi, cioè se contengono dei doppi legami, se la temperatura è elevata e in presenza di bassi livelli di colesterolo. Ora parliamo delle proteine di membrana. Ne esistono di due tipi. Le proteine integrali, che vediamo nelle immagini in alto, attraversano completamente la membrana, quindi per questo motivo sono definite integrali, e possono attraversare la membrana una o più volte. Possono attraversare completamente la membrana perché hanno delle porzioni idrofobe e delle porzioni idrofile, quindi riescono ad interagire sia con le teste che con le code dei fosfolipidi. Possono servire come recettori, cioè ricevono dei segnali dall'ambiente esterno, oppure come canali per permettere l'ingresso e l'uscita delle sostanze nutritive. I legami che le proteine instaurano con la membrana sono sempre non covalenti, quindi non sono dei legami forti. Questo perché i fosfolipidi si muovono in maniera indipendente dalle proteine, in maniera appunto fluida. Le proteine periferiche invece, per esempio la proteina che vediamo nell'immagine in basso, sporgono su un lato o su un altro della membrana, cioè sporgono verso l'esterno della cellula oppure verso l'interno della cellula. Non hanno in questo caso delle porzioni idrofobiche, idrofobe, ma hanno delle porzioni idrofile, quindi polari, oppure con carica elettrica, per cui possono interagire con le teste dei fosfolipidi. Qual è la loro funzione? Le proteine periferiche possono essere dei recettori, quindi ricevono dei messaggi, oppure sono degli enzimi che permettono lo svolgimento delle reazioni chimiche.
Infine, parliamo dei carboidrati. I carboidrati nella membrana hanno ruoli di riconoscimento e di adesione, quindi permettono alla cellula di interagire con le altre cellule, ma anche di comunicare con l'ambiente in cui la cellula si trova. I glicolipidi sono dei lipidi uniti a dei carboidrati con legami covalenti, cioè con dei legami forti. Invece, le glicoproteine sono delle catene di carboidrati, solitamente degli oligosaccaridi, che si legano alle proteine, anche in questo caso tramite dei legami covalenti. L'insieme dei glicolipidi e delle glicoproteine forma una struttura che prende il nome di glicocalice. Vi ringrazio per aver seguito il video fino alla fine e se vi è piaciuto vi invito ad iscrivervi sul mio canale. Nei prossimi video continueremo a parlare della cellula.